parte questa mattina in via Giulio Cesare a Bacoli il Camper Donna, un'iniziativa promossa dall'associazione Artù in collaborazione con l'Associazione per la lotta al tumore del seno e la farmacia comunale di Bacoli. Un progetto al femminile volto a garantire lo screening a tutte le donne. Ma ciò che riveste maggiore importanza è la promozione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte a far comprendere il problema e l'importanza della prevenzione. Noi lo facciamo da anni, da oltre 5 anni, siamo in collaborazione sia con l'associazione ALS che con la farmacia comunale di Bacoli, che ci dà l'opportunità di mettere a disposizione della cittadinanza questo servizio importantissimo per tutte le donne della città. Questa mattina, come nelle altre edizioni di questo progetto, le adesioni sono state numerose. Sono sempre tante le richieste che ci vengono fatte, sempre di più, e noi cerchiamo, insomma, nel limite del possibile, di accontentare tutte le richieste che ci vengono fatte. Siamo sempre molto, molto disponibili, molto aperti, insomma, a fare questa iniziativa, ripeto, grazie all'impegno, insomma, dell'Associazione Artù, dell'Associazione ALS e della Farmacia Comunale. Anche oggi presenti degli specialisti che hanno eseguito le visite senologiche gratuite. Per diffondere la prevenzione. Prevenzione vuol dire cercare di fare controlli periodici per evitare di arrivare a fare una diagnosi in tempi non più utili. Il tumore al seno è uno dei tumori più diffusi per noi donne, però ha un'altissima percentuale di guaribilità. Presa in tempo si guarisce per il 98% dei casi. Quindi invito pieno di fare alle donne di fare controlli periodici con mammografia, visita ed ecografia. Ormai il protocollo ci consiglia di fare prevenzione a partire già intorno ai 20-25 anni, con visite ed ecografia di tipo annuale.